Abruzzo del Pallone, buona domenica, ben ritrovati, anche se insomma oggi è tutto fuorché una buona domenica, una domenica di calcio purtroppo funestata dalla morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori, una morte improvvisa che ha lasciato un po' tutti sgomenti, un po' tutti senza parole, perché davvero si tratta di una scomparsa incredibile, quella di un giocatore, di un capitano, di un nazionale, di un giocatore della nostra nazionale che scompare davvero in modo assurdo. Ovviamente 31 anni. 31 anni. E saluto anche William Carosella che è qui nei nostri studi. Ciao William, buonasera. Ben ritrovato. Saluto anche Paolo Renzetti. Ciao Paolo. Ciao, buonasera William. Saluto anche in redazione Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao e buonasera a tutti. Avete capito che in questa prima parte, al di là del fatto che insomma si sono giocate oggi due partite di Serie D, parleremo ampiamente di quella che è un'altra notizia di giornata, ovvero l'esonero di Zeman, che dunque da questa mattina non è più ufficialmente l'allenatore del Pescara. Circolava voce che oggi dovesse esserci la conferenza stampa di presentazione del nuovo staff tecnico, non è così, probabilmente già nelle prossime ore con Massimo Epifani, e questo ci fa particolarmente piacere, che dovrebbe prendere il posto del tecnico boemo, con Zeman che viene esonerato, si dimette anche il direttore sportivo Peppino Pavone. Dicevamo, in tutto questo in una giornata davvero particolare, in cui siamo stati abbastanza frastornati un po' tutti dalla notizia della scomparsa di Astori, tutta la giornata di Serie A e tutta quella di Serie B rinviata, eccolo qua, Davide Astori, 31 anni, con le partite del massimo campionato e della cadetteria che però aveva quasi completato il turno di campionato, che saranno recuperate a data da destinarsi, con la Serie C e la Serie D, che invece hanno osservato un minuto di raccoglimento in onore di questo ragazzo. Sapete che insomma, mentre per la Serie A e la Serie B diciamo che è un po' più semplice rinviare, per i campionati dilettantistici è un po' più complicato, però oggi ci sono state anche le parole del presidente del CONI Malagò, che ha voluto ricordare questo ragazzo. Peraltro la prima diagnosi parla di morte naturale, che rende la questione ancora più inspiegabile e assurda. Peraltro oggi una giornata ancora più particolare, perché l'Italia va al voto, le elezioni politiche che riguarderanno ovviamente anche i probabili eletti della nostra regione. E allora ne approfitto per ricordarvi, domani mattina dalle 7 saremo in diretta lungo una mattinata lunghissima per raccontarvi i riflessi sulla nostra regione di un voto che, lo ricordiamo, comunque è nazionale, quindi ci riguarda sì, ma per un ventesimo, e questo insomma saranno i nostri appuntamenti con le urne. Questa sera ovviamente parleremo del Pescara nella prima parte, faremo un salto anche in Serie C per il Teramo, che ieri ha vinto a Padova, e poi ovviamente parleremo delle gare che si sono giocate tra ieri e oggi in Serie D, al netto dei rinvii che ci sono stati e che troveranno recupero proprio nelle settimane successive. Allora, cominciamo subito ricordandovi, intanto vi do l'affluenza e ringrazio Ania Cantagalli in redazione, l'affluenza alle ore 19 del 58,05%, in una giornata che ha visto davvero in tantissimi andare a votare. Spesso nelle tornate precedenti, amministrative e nazionali, si diceva l'astensionismo, invece pare che adesso in questa tornata elettorale l'interesse sia... Si vota un giorno solo, però. Sono d'accordo. In altre occasioni si è votato anche la mattina successiva. Però diciamo che sembra essere tornato un po' l'interesse per... L'interesse, io credo anche la responsabilità del cittadino, che sì, si è reso conto evidentemente che la situazione deve essere... Questa situazione di stallo non è una situazione giusta, per cui una decisione bisogna prenderla. Assolutamente. Allora, cominciamo subito. Ovviamente vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060.
William, era una decisione dopo la sconfitta di ieri del Pescara contro il Cittadella un po' nell'aria, ma possiamo dire che era nell'aria un po' già da qualche settimana questa decisione? Alla vigilia della partita contro il Novara, dopo le dichiarazioni di Zeman, velenosissime, rivolte in particolare al presidente, io ho sempre pensato che se fosse stato Zamparini magari avrebbe anche licenziato prima, dopo il 3-3 con Frosinone, per dire una partita che sicuramente ha destato molto scalpore. Però voglio dire, poi si è arrivati al punto tale da non poter evitare l'esonero, perché si vedeva che l'allenatore non era più fiducioso, non era più motivato, prendeva le cose così, anche le spiegazioni che dava al nostro buon Renzetti, Paolo Renzetti, le spiegazioni che non facevano capire quali fossero i problemi di questo Pescara, del suo Pescara, perché parlo anche di Pegliacelli, di Ganzi, che praticamente giocatori che ha voluto lui, che poi sono risultati poco adatti alla sua mentalità, al suo diciamo dettato calcistico, per cui era tutto un equivoco, una confusione che avrebbe dovuto meritare un po' di attenzione molto molto prima, molto tempo prima. E potrei anche dire che la benevolenza di fra virgolette chiaramente di Sebastiani ha fatto sì che Zeman rimanesse sulla panchina del Pescara, però si vedeva che proprio i risultati migliori la squadra li ha conseguiti autogestendosi, con Bovo, con un tipo di gioco che sicuramente non era il suo, tant'è vero che lui onestamente e apertamente, quando vincevamo 1-0 però abbiamo accumulato parecchi punti, diceva: abbiamo fatto un solo gol, non è il mio gioco, eccetera eccetera. E ieri poi si è giocato magari come voleva lui, però i risultati non vengono quando si cerca di fare Zemallandia, e allora diciamo che andiamo cauti, perché se dovessimo rimanere invischiati nella zona bassa, poi la storia insegna che anche Degli Orossi, che è un grandissimo allenatore, nel 2000-2001, avendo preso la squadra di Galeone, che era una buona squadra, con Gelsi, con Allegri, eccetera, si è retrocessi senza accorgersene al momento. Intanto ci scrivono chi sarà l'allenatore tra Epifani e Stellone. L'amico da casa vorrebbe Vivarini, che però non può arrivare perché ha già in questa stagione allenato l'Empoli. Allora, dalle notizie che circolano, Andrea, e oggi pomeriggio insieme tu hai cercato con ci sei riuscito con tanti collegamenti telefonici a fare un po' il punto della situazione. Le notizie sono, parliamo di exit poll visto che è una giornata elettorale, Epifani in vantaggio nettamente. Peraltro oggi il nostro Enrico Rocchi ci ha detto anche chi potrebbe essere il suo secondo. Sì, parla di Aldegani, che è già nello staff. Tra l'altro la sua situazione è anche particolare, perché lui a inizio stagione doveva essere il preparatore dei portieri della prima squadra. Zeman poi si è imposto perché ha fatto arrivare un preparatore di portieri, che è Nanni, che lui aveva avuto alla Roma, e quindi Aldegani è stato poi dirottato alle giovanili, alla primavera, e quindi sarebbe una sorta di tra virgolette risarcimento nei suoi confronti il fatto di poter lavorare nello staff della prima squadra con Epifani. Chiaramente si sono separate anche le strade del Pescara e di Peppino Pavone, che è dimissionario. Con una modalità diversa però. Sì, dimissionario dopo aver appreso della notizia dell'esonero di Zeman, lui che era comunque e che è comunque legato a Zeman, si è
dimesso. Entrambi erano in scadenza di contratto, giugno 2018, per entrambi c'è un anticipo, però insomma Zeman è stato esonerato, quindi ancora sotto contratto. Le dimissioni di Pavone portano invece a lasciare lì gli ultimi mesi. Però è la fine di un ciclo, perché Pavone era arrivato ben prima, nell'ipotesi Zeman potesse tornare dopo la Serie A che lo stesso Zeman aveva conquistato. Poi comunque ricorderete in quell'estate in cui Oddo fece bene nei playoff e fu confermato, era quella l'estate in cui Zeman poteva tornare, e poi Zeman è tornato nello scorso mese di febbraio del 2017, e quindi questo ha rinsaldato la posizione di Pavone. Però sono entrambi in scadenza, ma entrambi lasciano il Pescara proprio da quest'oggi. La fine di un ciclo, dici bene. William, tu sei sempre stato in questo Zeman bis abbastanza critico. Ovviamente io questa sera invece ti stimolerò al contrario, ovviamente facendo, insomma, cercando di controbattere a quello che l'avvocato del diavolo. Possiamo dire che finisce un ciclo che probabilmente era partito non benissimo, proprio perché evidentemente la scelta di Zeman era una scelta dettata dal fatto che il nome di Zeman doveva inevitabilmente un po' calmare gli animi rispetto ad una stagione che più fallimentare non si poteva. Parliamoci chiaro, perché altrimenti non si capisce perché Zeman sia arrivato. Io ti rispondo chiaramente. Zeman era reduce dall'esonero di Roma, l'esonero di Cagliari, e il campionato salvato con Lugano all'ultima giornata, dopo aver preso caterve di gol, giustificando il fatto che gli avversari avevano fatto gol e loro no. Allora voglio dirti, il problema è uno solo, che secondo il mio parere, io ho 80 anni, ne ho visti di tutti i colori, ho visto un sacco di allenatori. Definire Zeman allenatore, secondo me, è un equivoco perché Zeman è particolarissimo. Nessuno, infatti, ha sposato l'idea calcistica di Zeman. L'ho fatto Stroppa, forse, a grandi linee, così. Se vogliamo anche Di Francesco, rivedendolo un po'. Sì, però poi... Tutti hanno rivisto Zeman in una chiave un po' differente. Però si sono accorti poi che fare l'allenatore non lo si può fare dettando ai giocatori il proprio verbo, quando nel momento in cui questi non recepiscono o non sono capaci, bisogna avere l'alternativa. Zeman l'alternativa al 4-3-3 integralista non ce l'ha, non l'ha mai avuto. Il Pescara lo ha ripreso, perché peraltro aveva anche diritto di tornare, ti spiego perché. Perché aveva promesso Sebastiani a Zeman dopo Cagliari che sarebbe venuto qui dopo Baroni. Baroni ha lasciato e Oddo ha fatto dei playoff straordinari, a furor di popolo Oddo è stato confermato. E Zeman è stato buggerato, fra virgolette. Certo. Quindi c'era una sorta di debito nei suoi riguardi. Mm-mm. Però non abbiamo preso un allenatore che aveva vinto, per cui... No, assolutamente, Zeman. Assolutamente. Allora, per quanto riguarda la mia posizione, il mio giudizio, io non sono il Padre Eterno, non è che capisca chissà che cosa, però io vado a guardare i numeri. Ha avuto 4 volte la possibilità di essere ripreso da varie squadre, come il Foggia, come in Serie C, come il Lecce, il Pescara. Sono stati sempre ritorni fallimentari. Quindi avevo questo dubbio che potesse ripetersi Zeman. Anche perché nella sua lunghissima carriera, 1000 panchine, con 26-27 squadre allenate, è poco.
quello che ha fatto Zeman come vittorie, è poco, è poco. Allenatori praticamente. Poi la cosa che mi dà più fastidio a livello proprio visivo, nel momento in cui guardo una partita, stiamo subendo e non si fa nulla per porre rimedio a certe situazioni a livello tattico, e io dico, allora l'allenatore, manca l'allenatore in campo. Io sono interista, tu sei interista. Io ricordo Herrera, Elenio Herrera, non era un allenatore, era un preparatore atletico e psicologico. Sono tutti ragionamenti giusti, che però il Pescara quando ha scelto Zeman conosceva perfettamente William. L'allenatore in campo era Picchi, Armando Picchi. Allora voglio dire, nel momento in cui si è scelto Zeman, anche per, ripeto, per quei motivi che ho esposto prima, si sapeva che Zeman avrebbe voluto giocatori adatti per il suo credo calcistico, va bene? Ma non è facile, non è mai facile. Sono d'accordo. In tutta la sua carriera, mica ci si... Sono d'accordo. Mica sono pavone. Scusa, questo è un discorso pacifico. Non c'è riuscito quasi nessuno, solo pavone ci è riuscito a Foggia, e poi è venuto qui praticamente, è riuscito a fare il miracolo. Grandissimo campionato, meriti venivano dall'estero per vedere come giocava il Pescara. Cioè, benissimo, ma non è una cosa che si può ripetere sempre. Quindi tu dici, allora perché è stato ripreso? È stato ripreso perché c'era la fiducia della gente, non mia. Io non voglio fare il presunto. No, assolutamente. Io non sono stato contento per niente, perché avevo pensato che sarebbe andata a finire così. E poi peraltro c'è anche da dire che tu scegli i giocatori, quelli che hai scelto, gli altri non te li hanno presi, quelli che hai scelto li mandi via, come Pigliacelli, come tanti altri giocatori. Poi Ganz è un giocatore da buttare via, dai, non, per non parlare di Benalia, cioè, gli è sfuggita di mano la situazione e non poteva più allenare il Pescara. Chiarissimo il tuo concetto, però tra un po' poi Andrea ci farà rivedere anche il momento di maggiore tensione a cavallo della partita col Novara. Però Paolo, io vengo da te perché Zeman, se vogliamo, tu conosci benissimo insomma la situazione nel Pescara, si iscrive un po' nell'elenco di quegli allenatori che a Pescara, diciamo, quando cominciano a prendere una certa piega poi vengono abbastanza massacrati. Ho visto in questi, insomma, nelle ultime ore addirittura giubilo sui social network, addirittura di gente che non vedeva l'ora, insomma era stato un po' preso di mira, un po' ricorda come l'atteggiamento che c'è stato verso Marco Baroni, con un altro tipo di atteggiamento, nel senso, si è un po' rincoglionito, è ora che vada nella casa di riposo, Zeman, ecco, questo è stato il leitmotiv. Generoso, ingeneroso, giusto, quanto giusto? Ma io credo innanzitutto che è vero, come diceva Andrea, che si chiude un ciclo con l'esonero di Zeman e le dimissioni di Pavone, ma io credo che oggi è fallito anche definitivamente un progetto tecnico che era iniziato lo scorso anno in Serie A, con un campionato comunque già condizionato pesantemente in negativo per il Pescara, con una squadra, quando arrivò Zeman a metà febbraio, già con un piede e mezzo in Serie B, ma con la speranza di poter... Però il Crotone si è salvato, sì. Il Crotone era pure con due piedi, ma il Pescara era con un piede e mezzo in Serie B e così purtroppo è andata a finire, perché si era capito che quella squadra, a differenza di quella del Crotone, non aveva proprio le possibilità neanche di lottare per arrivare a fare qualcosa, non mordeva, esatto. E quindi voglio dire, l'arrivo di Zeman lo scorso anno era stato studiato, credo, dalla società, per poter comunque programmare in largo anticipo la stagione successiva, che era la stagione di quest'anno. Il problema è che invece quest'anno le cose sono andate non bene, sono andate sicuramente anzi male, perché il Pescara di Zeman non ha mai convinto
vinto. Il Pescara di Zeman non ha mai giocato delle partite all'altezza della situazione. Il Pescara di Zeman non è riuscito mai a riscaldare il cuore di una tifoseria che pian piano si è allontanata dalla squadra. Perché io vorrei ricordare che nella prima partita di campionato Pescara-Foggia c'erano 13.000 spettatori, siamo arrivati alla gara ultima giocata allo Stadio Adriatico con sì e no 4.000 presenti, al di là dei dati ufficiali, perché molti abbonati da settimane non vengono più allo Stadio Adriatico a vedere il Pescara. E se ci si aspettava dunque dal Pescara di Zeman in questa stagione un riscatto, dopo una stagione davvero difficile come quella, è brutta e negativa con tutti i numeri negativi di una retrocessione, ci si aspettava quest'anno con Zeman di poter comunque vivere una stagione con il Pescara protagonista. Così non è stato, e l'esonero di Zeman è stata una logica conseguenza di tutto questo. Io credo che sia stato anche un esonero arrivato troppo tardi, ma non per i risvolti tecnici di questo esonero, perché credo che insomma non è che cambi chissà che con l'esonero di Zeman a livello di obiettivi, perché questa squadra a questo punto credo abbia come priorità quello di ottenere la salvezza il più presto possibile. Il discorso è un altro, è che i rapporti tra la società, ovvero il presidente Daniele Sebastiani, e il Boemo si erano rovinati, inclinati già da 2-3 mesi, e dopo, lo vedremo tra qualche istante, dopo la gara con il Novara sembrava che l'esonero di Zeman fosse cosa fatta, e così non è stato, si è andati avanti ma in una sorta di guerra fredda. Se noi ricordiamo le dichiarazioni di Zeman e Sebastiani pochi giorni fa sulla querelle di chi aveva costruito quest'estate la squadra, se l'aveva costruita la società, se l'aveva fatta Sebastiani, se c'erano stati invece i consigli di Zeman, ma forse questo si riferiva anche a gennaio devo dire, questo è stato l'atto finale, questa polemica tra Sebastiani e Zeman su chi avesse costruito e fatto la squadra sia a luglio che a gennaio, questo è stato l'atto finale. E la sconfitta di ieri al tombolato con il Cittadella non è stata altro che la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma di un rapporto che era già abbondantemente finito. Ti sbagli, ti scrivono, caro Paolo, non è il Pescara di Zeman, è il Pescara di Sebastiani. No, io non ho detto che ma qual è il Pescara di Zeman? Di Benedetto Zeman o Sebastiani? Dio. Allora, ma scusate, facciamo un attimo il Pescara di Zeman, qual è il Pescara di Zeman? Quello di signor Rambaudi, Baiano o di Verratti? Due sono state le squadre di Zeman, poi nella lunga carriera 27 squadre, 1000 panchine, non ha fatto altro. Andate a vedere dei link praticamente per gli esoneri, per le dimissioni, eccetera, eccetera. Dobbiamo dire, aspetta, però devo aggiungere una cosa, che praticamente lui a fine campagna riparatrice di gennaio si è detto soddisfatto, quindi Zeman non è che stesse diciamo in una condizione tale da poter capire bene che cosa stava succedendo. Soddisfatto, però poi abbiamo saputo che il primo settembre lo abbiamo saputo da lui. Si era dimesso, parlo di gennaio. Sì, però allora, invece, però siccome perdere, le squadre si fanno a luglio, dobbiamo dire anche una cosa, bene, William, che questa, e allora doveva dimettersi perché questa perché lui sa benissimo non era una squadra, non era e non è, ma non era, perché visto che... Ma allora che è rimasto a fare? Dai, a fare brutta figura. Non era una squadra che per caratteristiche era adatta a Zeman, al gioco di Zeman e al 4-3-3. Sì, una volta se succedeva che il presidente di una squadra aveva la squadra, chiamava un allenatore e gli diceva: questi sono i giocatori, allenali. Fai una squadra e vedi di far bene. Però anche adesso è vero che il calcio è cambiato, William. È cambiato così. In peggio. Noi non vogliamo dare una valutazione, però è cambiato. Ecco perché le società falliscono. Falliscono perché? Perché praticamente è ovvio che un allenatore vuole Dybala, vuole Higuain, vuole. Hai fatto la scoperta. Sono capace pure io di vincere. Però ripeto, dopo gennaio Zeman si è detto soddisfatto e non credo proprio che poi i risultati siano stati positivi. Ok, ovviamente per chi ci sta scrivendo sulla Serie D, nella seconda parte faremo vedere la Serie D, quindi restate con noi, non è che ci siamo dimenticati del campionato, però insomma oggi, al di là della bruttissima notizia di Astori, l'esonero di Zeman catalizza l'attenzione. Andrea, ci fai fare un po' un salto indietro di qualche settimana?
Beh sì, torniamo al momento in cui è scoppiato questo bubbone. Dopo la partita di Cesena sono iniziate le tensioni, quelle forti, sfociate nella conferenza prepartita di Zeman pre-Pescara-Novara, quella partita poi si giocò di domenica, e successivamente dopo quella vittoria 1-0 il presidente del Pescara Daniele Sebastiani rispose in maniera con toni molto aspri alla conferenza pre-gara di Zeman, tant'è che nonostante la vittoria un po' tutti eravamo convinti che quella sarebbe stata l'ultima partita con Zeman sulla panchina del Pescara. Poi però Zeman proseguì e addirittura la squadra fece una mini striscia positiva di risultati. Quindi possiamo ascoltare Zeman che parla il giorno antecedente Pescara-Novara, e lì venne fuori quanto detto prima da Paolo Renzetti, cioè che lui si sarebbe dimesso proprio il 1° di settembre. Cioè alla perdonatemi, scusa, dobbiamo correre. Dunque, vediamo, prima di vedere, giustamente come diceva Andrea, Zeman nel pre-Novara, è ufficiale, Giuseppe Pavone saluta i biancoazzurri, la Delfino Pescara, leggo testualmente dal sito della società biancoazzurra, tra un po' magari faremo anche vedere proprio il comunicato ufficiale, comunica di aver ricevuto e accettato le dimissioni del direttore Giuseppe Pavone. Non so se riusciamo anche a far vedere, eccolo qua, forse alle mie spalle, eccola qua il comunicato, ricevuto e accettato le dimissioni, dunque Pavone si è dimesso, Pescara Calcio ha accettato le dimissioni di Giuseppe Pavone. Torniamo un po' indietro, pre-Pescara Novara, che cosa disse Zdenek Zeman? Sentiamo. Io ho dato le dimissioni 1° settembre, da 1° settembre penso solo a lavorare. E poi sono stato convinto dagli altri di continuare, e sto continuando, cercando di fare il meglio possibile. Abbiamo fatto a fine campionato la lista dei giocatori che possono rimanere, che possono andare via, e purtroppo i progetti che si sono fatti non sono serviti a niente, nel senso che non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Io pensavo che se si vuole giocare competitivi bisogna cercare di fare acquisti mirati. Questo era quello, era lo Zeman pre-Pescara Novara, insomma è stato chiaro, io avevo dato le dimissioni a settembre, il 1° settembre, pensavo che i progetti fossero altri, stiamo lavorando, da questo momento in poi io penso solo a lavorare. Diciamo che in quella circostanza la sensazione che avevamo un po' tutti, Andrea, fu che Zeman da quel momento in poi avesse un po' mollato, avesse un po' tirato i remi in barca. Un attacco frontale a una società che si pensava fosse pronta a scaricarlo, perché in quei giorni, dopo la sconfitta di Cesena, circolavano i nomi di Di Carlo, di Stellone, dello stesso Epifani e di altri tecnici, Colantuono, prima che si accasasse alla Salernitana. E un po' tutti abbiamo inteso questo di Zeman, un attacco alla società, come a dire voi mi state per togliere, però vi inchiodo alle vostre responsabilità, tant'è che io mi sono dimesso a fine mercato perché non avete fatto quella campagna che avevamo concordato. Assolutamente. Il giorno dopo arriva la risposta di Sebastiani. Sì. Intanto bisogna vedere se è vera questa cosa delle dimissioni, perché non si è appurato. Sì, sì, è chiaro, giusto? Questo è evidente. Bene. Vabbè, lo sanno può solo loro. Cioè, ma vabbè, ti dico anche di più, anche le dimissioni di Terni, di Oddo, cioè ce l'hanno raccontata, ma mica noi abbiamo assistito alle dimissioni di Peraltro, Terni. Peraltro, quelle dichiarazioni veramente erano dichiarazioni di uno che aveva il sentore di essere esonerato. Per cui aveva dato, diciamo, l'addio Poi Brugman ha fatto quel gol, l'Eurogol che lo ha salvato. Però voglio dire, le dichiarazioni sono un aggravante. Perché? Perché tu, Zeman, sei un grande personaggio, una persona che capisce il calcio. Nel momento in cui ti posso dare per vero che per il 1° settembre aveva dato le dimissioni, se Zeman aveva dato le dimissioni,
era perché non sapeva benissimo a che cosa andava incontro. Allora doveva confermarle le dimissioni e non portarci e trascinarci mocci che buccone, come si dice in Abruzzo, una partita fatta così, può anche esonerare però. Sentiamo la risposta il giorno dopo, dopo la vittoria contro il Novara di Daniele Sebastiani, il presidente del Pescara. Sentiamo. A me sembra di essere su Scherzi a Parte, veramente, perché ci sta tutto, ci sta anche che possiamo vederla in maniera diversa, anzi, sicuramente la vediamo in maniera diversa. Però siccome poi in campo la squadra la mette lui e io non mi sono mai permesso di dire gioca uno o gioca l'altro, e quindi si deve prendere i meriti e i demeriti quando le cose non vanno bene. Questa è la risposta. Tra l'altro, come avete capito, ho evitato anche la parte in cui dice conferenza stampa. Lo dico io. Eccetera. Esatto. Tanto, tanto lo sappiamo, conferenza stampa di merda, disse in quell'occasione il presidente Sebastiani. Di fatto, ributtando la palla nella metà campo di Zeman. Quello che ci interessa sapere, e lo chiedo e lo saluto, è al telefono Antonio De Leonardis. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Antonio, io ti chiedo se a questo punto non sia stata una quello che ha che sta trascinando il Pescara a metà classifica anche nella parte destra, questa guerra fredda, aspettare chi, insomma, ha dato la sensazione che si aspettasse chi cedeva per prima. Ecco. Poi non ha ceduto nessuno, a un certo punto la società ha preso e ha esonerato Zeman. Questa è stata la sensazione. Una reciproca sopportazione, ma che non avrebbe portato mai a nulla, e lo si sapeva. Sì, no, l'unica cosa mi lascia perplesso come l'hanno stata chiusa, nel senso che praticamente, per quello che ho capito, Zeman non si è presentato all'allenamento, quindi senza comunicare nulla. Non lo so, a me mi sembra una cosa, non riesco proprio a capirla. Antonio, da quello che sappiamo, e Paolo può confermare, vero Paolo, era stata indetta una riunione questa mattina con Zeman e il presidente Sebastiani, tra gli altri, dopo la sconfitta di Cittadella, e Zeman per fare il punto della situazione. Però probabilmente anche non è escluso per comunicare qualche decisione. E Zeman non si sia presentato di fatto, ecco Antonio, questo è quello che sappiamo, poi ovviamente... Sì, no, ma anch'io ho sentito questa versione, però ti ripeto, la verità sicuramente la sanno tutte e due, voglio dire, certo, questo è quello che ho sentito il Presidente in intervista, ha riferito proprio a questo, quindi diciamo che praticamente viene licenziato per assenteismo, quindi anche una giusta causa per la risoluzione del contratto, credo. Quindi non lo so, la cosa veramente credo che sia un ulteriore atto di un matrimonio portato avanti in malo modo dall'inizio, voglio dire, secondo me cioè, chiaramente questo anno di Zeman è stato una parentesi troppo lunga, molto lunga, che ha dato poco, appunto punteggiato sempre da questo contrasto latente tra lui e la società, con accuse, ripicche. È stata una cosa veramente brutta, a mio avviso, insomma, che ha finito, cioè, a mio avviso, per rendere ancora più difficile la situazione dopo quella disastrosa retrocessione. Certo, Antonio, senti, io ti seguo sempre, ovviamente ogni lunedì che sei ospite della trasmissione Replay. Tu hai sempre contestato questo fatto, che cosa vuol dire squadra zemaniana, e anche William contesta, insomma, questa definizione squadra zemaniana. Però volevo farti invitarti ad una riflessione. Prima della partita contro il Cittadella, venerdì, quindi un paio di giorni fa, Zeman ha dato probabilmente la definizione migliore, e forse è passato un po' sotto silenzio del fatto che questo Pescara non avrebbe mai giocato come avrebbe desiderato Zeman. Ha detto: la mia squadra è una squadra che vuole palla sui piedi e poi inizia a giocare, praticamente definendo il Pescara impossibile da rendere quel Pescara che ci ricordiamo di 5 anni fa. Sei d'accordo? Ma no, non assolutamente, nel senso, io lo sto ripetendo dall'inizio, il problema vero è che questa è una squadra che
che non è in grado di attuare quello che è suo unico modulo di gioco. Ti faccio l'esempio, prima del mercato di gennaio il problema era Benatì, che era adattato come esterno destro, la cosa che non può fare perché non è le sue caratteristiche. Ora la soluzione trovata è quella di dar via Benatì per poi far giocare in quel loro falco, che è esattamente molto simile a Benatì come caratteristiche, come modo di giocare. L'abbiamo pure visto questa sua prima vera partita, che è stata quella di Cittadella, in cui lui non è l'esterno che va a fare i tagli come vuole l'allenatore, come non faceva Benatti, oppure cercare di fare come è un ottimo rifinitore, un trequartista che è capace di giocare soprattutto a favore delle punte. E del resto credo che sia stato forse in questo ruolo specifico, credo che sia stato uno dei migliori nella partita, perché le uniche vere iniziative sono venute proprio dai suoi cross, cioè non come finalizzatore di un gioco, del famoso gioco germaniano, perché purtroppo non è quello. Il gioco non è che lo puoi, cioè, metti lo stampino e ti riesce sempre lo stesso modo, dipende da quello che dice il giocatore. Ora credo che il mercato di gennaio, a mio avviso, è stato anche, diciamo, curato dalla stessa società, al di là di quelli che potevano essere i principi di Zerbe, che certo soprattutto era quello di trovare, siccome c'erano giocatori mal sopportati e quindi giustamente sono stati ceduti, la soluzione è stata quella, a mio avviso, di trovare comunque giocatori di una certa esperienza, di una certa qualità, che però non è che potessero cambiare molto l'assetto tattico voluto dall'allenatore, almeno questo è quello che abbiamo visto dopo gennaio, insomma, non abbiamo visto. No, la cosa che stupisce in particolare è che tutto sommato la partita di Cittadella sicuramente è stata la meno peggio dell'ultimo mese e mezzo, l'ultimo due mesi, per cui insomma che cosa è cambiato? Probabilmente solo questo, c'è una cosa che possono dire, cioè questa storia dell'assenteismo, se Zeman non dice niente in contrario, è giustamente è la soluzione, è l'idea per cui è nata questa scissione, diciamo. Non lo so, Antonio, comunque, ti faccio un altro sì. Brutto capitolo, dai. Ti faccio Dimmi. Davvero l'ultimo e poi ti liberiamo. In questa situazione, con le esigenze di classifica che tra un po' vedremo, ritieni che sia un passo giusto quello di affidare la panchina a un giovane benché emergente come Massimo Epifani, che però non ha esperienza in Serie B, o sarebbe stato meglio affidarsi ad un profilo più esperto, che però probabilmente avrebbe richiesto un impegno più a lunga gittata? Ma guarda, gli esempi del passato ci dicono che, voglio dire, certo, sulla carta vai sempre a vedere che l'allenatore giovane è esperto, però insomma Di Francesco aveva lo stesso problema, era l'allenatore della Beretti, quando prese in mano la squadra e la portò alla promozione. Massimo Otto era l'allenatore della Primavera, che è arrivato in prima squadra e ha fatto quel po' di playoff e poi la promozione, per cui, cioè, dare delle etichette solo per i giovani, io credo che comunque Massimo e Epifani abbia maturato una buona esperienza soprattutto in Serie D, sicuramente è un giovane che ha qualità, credo che sia stato anche apprezzato in questo periodo alla guida della Primavera del Pescara, cioè, voglio dire, non mi sembra un caso, nemmeno, voglio dire, metterlo sotto esame perché è giovane mi sembra una fesseria. Sicuramente se avrà delle idee, un modo di lavorare, lo vedremo, ma senza stare col fucile piantato. E poi dovremmo smettere questa storia, io sto ripetendo da un mese, di fare ogni vigilia una tabella delle prossime quattro partite decisive, i playoff, perché i playoff qui, i playoff là. Questa è la squadra che deve andare partita per partita e diventare una squadra. Purtroppo questo che è mancato, e questo è il grosso torto di Gemma, quello di essere riuscito a mettere su una squadra a prescindere dai valori che possono
rosso che puoi avere, la squadra la fai comunque, se ha grande qualità, poca qualità, scarsa qualità. Il problema è che questo non è ancora una squadra, questo è il dramma vero di questa storia. Per questo credo che ci sia comunque la necessità soprattutto di trovare una soluzione normale, che normalizzi un po' le cose, che cioè, comunque faccia uscire da questo incubo, perché è diventato un incubo questa storia portata avanti da presidente allenatore. Cioè, non è un caso se la gente si è allontanata dal Pescara, voglio dire, se lo stadio è sempre più vuoto, perché anche questo credo che abbia contribuito molto ad allontanare la gente. Ovviamente credo che sia stato anche determinante soprattutto nel cammino che ha fatto questa squadra. Tra l'altro direi, da quando è arrivato è tornato il Boemo, cioè anche si mette anche 6 mesi passati con la scorsa stagione, ed è stato un nulla continuo, un anno buttato via. Adesso si è più tratta di salvarlo, per questo che è importante adesso, cioè, trovare un modo per uscirne, insomma. Grazie Antonio, io ti ringrazio per questo intervento. Ovviamente ti aspettiamo domani sera. Posso chiedere una cosa? Sì. Antonio, sì. Totò, mi senti? Sì, dimmi, ciao William. Io, ciao, senti, volevo dire, per quanto riguarda adesso il cambio cambio tecnico, al di là della valenza come allenatore di Epifani, bisogna tutto verificarlo chiaramente, io faccio il tifo per lui perché gli voglio un bene da matti, però credo che dipenda moltissimo per il prosieguo di questo campionato dai giocatori, dalla squadra, che hanno dimostrato anche nel momento in cui potevano far fuori Zeman, non lo hanno fatto, per professionalità eccelsa. Io questi giocatori li ammiro proprio per questo, perché sono onestissimi. Io credo che veramente si possa fare affidamento su questo gruppo facendo un gioco più semplice. E Zemallandia oramai è terra bruciata, e adesso dobbiamo giocare normale, insomma, con un allenatore che possa anche fare il 5-4-1. Sì, sì, ma guarda, William, sono d'accordo con te. Il problema, infatti, ti cito un episodio, cioè qualche mese fa, quando Massimo Epifani fu ospite della nostra trasmissione, quella Replay con Enrico, io tra l'altro gli chiesi, ma tu come giochi con la tua primavera? Perché di solito uno pensa che, insomma, uno la prima squadra fa quel tipo di gioco. E lui mi ha detto, no, io faccio il 4-2-3-1. Sì, nonostante sì, lui è il marchio di fabbrica di Massimo Epifani, 4-2-3-1. Sì, sì, però sarà pure capace di cambiarlo questo, se nel momento in cui non è... il problema di Zeman è che è monocorde, non sa fare altro. No, guarda, William, questo purtroppo l'abbiamo visto. Io spero, appunto, credo che Massimo abbia d'utilità, è in grado di gestire. Sono d'accordo con te che l'organico è tutt'altro che da buttare, non solo. Probabilmente era molto più forte prima di gennaio, a mio avviso, però sì. Dobbiamo ancora vedere i vari Macin, Falco nel suo ruolo naturale, insomma, non so, in attacco c'è modo di trovare soluzioni diverse, tenendo conto anche di Cappelluzzo, perché voglio dire, ci sono tanti. Tante soluzioni che possono essere portate avanti dall'allenatore, se ha delle idee, cioè, soprattutto quella comunque di trovare un assetto definitivo. Ti faccio un altro esempio, cioè il Milan affidato a Montella, che sicuramente è un signor allenatore, che tra l'altro in Spagna sta facendo ottime cose, non lo scopriamo noi, è stato non riuscito a mettere su una squadra secondo le idee che aveva in quel momento. È arrivato Gattuso, che onestamente, insomma, nessuno poteva pensare, gli lo accreditavano solo di avere tanta grinta, invece con mosse semplici, cioè è riuscito a trovare un assetto definitivo di questa squadra, e questo in Milan ha preso a volare. Quindi, insomma, voglio dire, il problema è sempre fare i conti con quello che hai per le mani e la capacità di gestire la situazione. Io questo credo che questo non l'abbia fatto Zeman in questo anno alla guida del Pescara, insomma. perché ha delle idee sue e non gli sto a contestare, perché, insomma, ha sempre fatto quel tipo di gioco, e quindi c'è poco da stare, ne abbiamo parlato a lungo,
lavorato per tutti questi mesi, ma è ovvio che adesso si tratta di svoltare, soprattutto sotto questo aspetto, quello di ridare, di dare finalmente un'identità definitiva a questa squadra. Poi scopriremo strada facendo se deve solo lottare per la salvezza, se può inserirsi nei play-off, però inizialmente credo che questo sia il primo passo. Grazie Antonio, buona serata. Ciao, ovviamente ti seguiremo domani sera nel corso della trasmissione. Domani sera, senz'altro. Ciao. Assolutamente, ciao. Antonio De Leonardis, che troverete domani sera ospite della nostra trasmissione replay di Enrico Rocchi, puntata assolutamente da non perdere. Dopo questo esonero di Zeman, l'addio attraverso le dimissioni di Peppino Pavone, rapidissimamente, perché tra un po' dobbiamo andare in pubblicità e chiudere questa prima parte. Perché Epifani come Gattuso, noi glielo auguriamo ovviamente di risollevare le sorti di questa squadra e farla veramente svoltare come Gattuso ha fatto svoltare molto bene il Milan. Paolo, quali saranno i prossimi appuntamenti del Pescara allora? Visto che... Beh, allora diciamo innanzitutto che se Massimo Epifani, come ci auguriamo, sarà il nuovo allenatore del Pescara, domani dovrebbe esserci una conferenza stampa in cui la società dovrebbe ufficializzare il nome del nuovo tecnico, ci sarà un battesimo di fuoco, tra l'altro contro un altro pescarese, Massimo D'Aversa, Roberto D'Aversa, che è tecnico della formazione del Parma, che è il prossimo avversario del Pescara. Ma Epifani avrà due partite in quattro giorni, perché sabato prossimo appunto ci sarà la sfida con gli emiliani allo Stadio Adriatico, poi martedì, tre giorni dopo alle 18 ci sarà il recupero con il Carpi, e poi il posticipo del 18 di marzo allo Stadio Partenio Lombardi con l'Avellino. Dunque tre gare difficili, due in casa e una in trasferta, su un campo non semplice come quello del Partenio, e dunque sicuramente Epifani avrà il suo bel lavoro per cercare di plasmare una squadra che sarà sicuramente diversa da quella di Zeman. Io credo che le prime cose che farà Epifani, e che farà comunque il nuovo allenatore del Pescara, sarà quella di rimettere i giocatori in campo nei ruoli, nei loro ruoli naturali. Un nome per tutti, Brugman, che dovrebbe tornare, mi auguro, a fare il metodista e il regista di questa squadra. Falco, che dovrebbe giocare in un ruolo che non è quello attuale. E poi vedere un attimo di sistemare un po' questo attacco, perché adesso il vero problema di questo Pescara, io mi sono quasi stancato a ripeterlo, lo sto ripetendo da un mese, forse sono stato uno dei primi purtroppo a lanciare l'allarme di questo attacco che non segna più, di questa squadra che non riesce più a segnare, di questa squadra che ha difficoltà a tirare in porta. Ieri, ironia della sorte, nella sconfitta del Tombolato, il Pescara ha avuto 3-4 occasioni anche clamorose per segnare, ma non è riuscito a mettere il pallone in rete. Quindi il compito più difficile di Massimo Epifani sarà quello di far tornare questa squadra a segnare con una certa regolarità. Perfetto, William, siamo... Volevo ringraziare un amico... Però ti dicono... Marocchino. Ah, ok, marocchino. Quello che ti dice, ti saluta Angelo il Postino, posto, non ti arrabbiare, però... Però ti scrivono, ma chi Moggi. Se sei un estimatore di Moggi, però ti dico, ma dal fondatore del club Sebastien cosa ti aspetti? No, lì non ho capito niente. Prima che stava scritto? Ci scrivevano, ma dal fondatore del fan club Sebastien cosa vi aspettate che dica? Dia ragione a Zeman. Io faccio, come? Stavo cercando di tradurre il messaggio. Dal fondatore del fan club Sebastien cosa vi aspettate adesso? Che dia ragione a Zeman? È chiaro che darà contro Zeman, si riferiva a te. Per carità, ma che fondatore, eccolo fondatore. Qua, che ti vuoi aspettare? Ci vuole un fan di Zeman, no, per ma io l'ho documentato. Però effettivamente William è un zemaniano critico della prima ora. Io praticamente dall'inizio ho espresso il mio giudizio, perché sono andato a vedere che quando è ritornato in tutte le squadre non è stato capace di fare bene. Sì. Per quanto riguarda i successi, scarsi. Un link con tutte gli esoneri, insomma, praticamente io non avevo fiducia per niente in Zeman, a meno che non fosse successo un'altra volta il miracolo di trovare giocatori come Immobile, Insigne, Verratti, Rambaudi, Baiano, troppo comodo.
troppo anche per lui troppo comodo, perché il calcio Mazzone lo faceva anche con gli scarponi, Tom Rosati il calcio lo faceva con gli scarponi, va bene, con gente che veramente gli faceva fare il muro, dove insegnava anche come calciare la palla, però alla fine poi con la grinta, con altre capacità, con i sistemi di gioco diversi nel momento... qua il link che mi hai mandato, quando Zeman è un flop, le 11 stagioni da dimenticare, esatto, andate a vedere questo e ci sono, peraltro me l'hai mandato oggi pomeriggio 11 quando stagioni... ci siamo sentiti, no, ti volevo risparmiare perché praticamente no, però agli altri l'ho mandato, sì, sì, no, no, tempo utile. Però voglio dire, non dite così che adesso come fondatore del club, ma che c'è? Intanto io adesso faccio gli auguri, gli auguri veramente sinceri, un in bocca al lupo a Epifani, alla società, ai giocatori, a noi tutti, affinché possiamo venire fuori da questa situazione che si stava creando e che poteva essere pericolosa, perché siamo ancora a metà classifica, diciamo. Però voglio dire... io ringrazio sempre la società, perché la società ci fa vedere il calcio a Pescara. Vicenza è fallito, le altre squadre sono fallite, a Chieti stanno guardando il calcio minore, praticamente in alcuni momenti inguardabile. Per cui siamo calmi, Lanciano che non c'è più, dai, su. Ti strappo veramente un sorriso proprio in chiusura, ringraziandoti per essere stato con noi. Peraltro, grazie a voi. Ti strappo un sorriso, anche se la situazione del Pescara in classifica non è esaltante, e lo sappiamo. Sì, ma non è nemmeno... Però, dicevamo, arriva sulla panchina del Pescara Massimo Epifani, ovviamente non c'è l'ufficialità, ma tutti gli indizi portano a lui, che per una stagione intera ti ha accompagnato proprio nei nostri studi. Sì, c'eravamo io, te e proprio Massimo Epifani. Cosa vuol dire? Tra qualche anno il signore che è alla tua sinistra lo ritroviamo sopra anche? No, ma tu continui a fare il giornalista. No, indegnamente. Non potrei, non riuscirei, non saprei. No, però gli facciamo in bocca al lupo, perché quello fu Massimo l'ho visto crescere. Fu un anno molto particolare, peraltro c'era il Pescara in Serie A. Vedi, William si è diventato un catenacciaro prima di Galeoniano. Come lo soldato si appende la sciabola, diceva mia nonna, capito? Come lo soldato si appende la sciabola. Se tu hai una squadra che non è capace di fare quello che dici, devi fargli fare un'altra cosa. Ma siccome non sei capace di insegnargli un'altra cosa, te ne devi andare. Oppure... Intanto ci hanno scritto anche, ma come fate a dire certe cose, non guardate le classifiche della primavera, nella primavera Gironi C il Pescara è ottavo in classifica a 26 punti, comanda il Cagliari a quota 39, però insomma poi ogni esperienza è diversa per tanti fattori, insomma gli uno più uno nel calcio funzionano quasi mai. Ma nessuno è contento di questa situazione, è ovvio, certo, che se fossimo stati quarti, quindi in classifica saremmo tutti contenti e buonanotte, però i problemi ci sono, bisogna risolverli, sì, certo, magari anche un pochino prima potevano essere risolti questi problemi, adesso invece siamo nella condizione di poter di risolverli con un tempo minore. Grazie William per essere grazie stato con voi, noi, grazie a William Carosella. Paolo resta con noi perché poi vedremo un nero stellato. Complimenti per il presidente, sì, Campitelli, io sono sempre per le società che mantengono le squadre e fanno vedere il calcio in Abruzzo, bisogna sempre dire grazie. Complimenti al Teramo che praticamente ha fatto un'impresa straordinaria. Sì, questo per dire che spesso nel calcio ognuno più felicissimo, uno... felicissimo. Guarda caso, dopo la presenza del presidente Campitelli a Pro Teramo, trasmissione di Jacopo Forcella, non è stato un caso. Porta fortuna. Pure a Umbertone di Giuseppe. Eh sì, lo invitiamo, cioè, sarà con noi insomma nelle primissime puntate per presentare la squadra. Eh sì, perché... tu gli porti fortuna. Ah, io gli porto fortuna, io porto fortuna a tutti. Va bene. Va bene, grazie William. Buonasera a tutti. Noi ci fermiamo per pubblicità. Paolo resta con noi, Andrea resta con noi. Cambio poi perché parliamo proprio di Padova Tero, ma soprattutto apriamo la grande parentesi di Serie D. A tra poco. Eccoci tornati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone dopo il blocco dedicato tutto al Pescara e all'esonero di Zeman e soprattutto e anche alle dimissioni accettate dal Pescara di Peppino Pavone. Buonasera, oggi è una giornata triste, lo ricordiamo sempre, per la scomparsa della storia, grande giocatore, ma soprattutto
un grande uomo, ciao Astori, rimarrai sempre nei nostri cuori. Buonasera, che ne pensate di Epifani sulla panchina del Pescara? Abbiamo parlato fino ad adesso, ovviamente noi gli facciamo in bocca al lupo, la situazione non è semplice, però come ha detto Paolo, insomma, il primo passo soprattutto per chi subentra sarà quello di razionalizzare ovviamente lo shock, di cercare di dimettere. Non doveva essere Klink, non credo, no, non penso sia mai stato in Lizza, Riccardo, dai. A proposito, diamo la buona serata ad Ania Cantagalli, ciao Ania. Buonasera, ciao. Perché a proposito di nuovi allenatori, Palladini ieri a Padova ha centrato la prima vittoria con il Teramo, e che vittoria, 2-0 sul campo della prima della classe. Al sesto tentativo, probabilmente la vittoria più di prestigio in una giornata che ad un certo punto invece sembrava volgere anche ancora per l'ennesima volta al peggio. Sì, diciamo, sicuramente il Teramo è sceso in campo con tanti gufetti, nel frattempo stavano a casa, ovvero le squadre che non sono comunque scese in campo per il maltempo, Ravenna, Sant'Arcangelo e Fano, ricordiamo che dovranno recuperare le loro rispettive gare. Era la gara più complicata ovviamente sulla carta, ma contemporaneamente anche quella mentalmente più facile, perché comunque il Teramo è andato a Padova senza nulla da perdere, sapendo di andare a giocare contro la capolista, sapendo appunto che anche una sconfitta avrebbe avuto un sapore differente rispetto a quella che potrebbe arrivare eventualmente, e speriamo così non sarà, contro una rivale diretta per la salvezza. Però poi c'è anche da sottolineare la superiorità numerica che comunque ha dato una mano, però c'è soprattutto da sottolineare una squadra ordinata che è stata ben messa in campo con una nuova intuizione di Palladini, con il 3-4-3 che ha dato più compattezza anche in fase difensiva, mantenendo comunque tutta la potenza di fuoco in avanti con i tre attaccanti. C'è stata una squadra che ha comunque saputo fare quadrato, soffrire, e c'è stato anche il riscatto di qualcuno, come Bifulco per esempio, sì, che ha parato il rigore di Capello, che se l'avesse segnato sicuramente sarebbe stato. Eccolo qua il rigore, intervento di Speranza proprio su Capello. Posso, tra virgolette, ci sono novità in merito al futuro societario del Teramo? Candelora sfumato definitivamente, per il momento a noi risulta di sì, non proprio un sì definitivo, ma considerati patron, però tutto potrebbe Un ritorno accadere di fiamma con Di Giovanni, questo non lo sappiamo. Posso, ma non me ne volere, contestare un po' la vulgata del Teramo, anche se avesse perso a Padova non sarebbe successo niente. Io voglio vedere alla sesta partita con un'altra sconfitta sul groppone, benché in casa della capolista, a dire beh vabbè, però abbiamo giocato in casa della prima della classe. No, no, che non sarebbe successo niente, ovviamente una sconfitta dà comunque zero punti, quindi non avrebbe comunque aiutato la classifica del Teramo. Però è chiaro che rispetto ad una gara interna che perdi, e finora il Teramo nel 2018 le ha perse, le tre gare giocate al Bonolis, ha un sapore, avrebbe avuto un sapore differente. Addirittura questa l'ha vinta facendo una vera e propria impresa, con tutte le valutazioni del caso, anche del terreno di gioco, che appunto in teoria avrebbe dovuto avvantaggiare il Padova se fosse stato in condizioni buone, perché il Padova ha un ottimo palleggio, una buona manovra di gioco, però comunque il Teramo ha vinto. Sono tre punti fondamentali, però tengo a sottolineare che poi la prova del 9 sarà domenica prossima, perché il Teramo a Padova ha giocato tra virgolette senza pressioni, o con pressioni comunque differenti rispetto ad uno scontro salvezza. Bisogna vedere se al Bonolis, in cui appunto fino a questo momento del nuovo anno il Teramo non ha brillato, e contro una rivale diretta per la permanenza nella categoria, il Teramo è veramente guarito da se stesso, cioè dai suoi mali, perché fino a questo momento ha avuto a che fare soprattutto con dei fantasmi che si palesano quando la squadra di Palladini va in vantaggio, e lì poi puntualmente si è squagliata. Fortunatamente così non è stato ieri. Non è stato così. Allora, abbiamo visto, questo è il secondo gol di Graziano, abbiamo visto il gol bellissimo di Bacio Terracino, insomma, due protagonisti della vittoria di ieri. Ascoltiamo proprio Bacio Terracino al termine della gara delle Lugane.
Antonio, non credo che tu abbia già rivisto il tuo gol, però ti diciamo che la sensazione dalla tribuna è stato di un gol assolutamente meraviglioso. Sì, non l'ho rivisto, quindi non vedo l'ora di rivederlo. Sì, è stato un bel gol, ma quello è un dettaglio. La cosa importante è stata la prestazione della squadra, che credo sia stata fantastica. Veramente tutti, chi ha giocato, chi è subentrato, ha dato il 100% e abbiamo meritato questa vittoria. Quando il Padova è rimasto in 10, ma ha preso il calcio di rigore, avete pensato, accidenti, un'altra giornataccia? Sì, forse in qualcuno di noi è scattata quella cosa, però per fortuna Bifulco ha parato il rigore e ci ha dato sicuramente una carica in più e credo si sia visto nell'arco della partita. Un gol stupendo, quello di Bacio Terracino, in una partita che per due volte hai rischiato di non giocare. Sì, diciamo che ho avuto qualche problema sia con l'infortunio di sabato scorso e anche in settimana, però poi sono riuscito a guarire e quindi il mister mi ha schierato titolare. Adesso lo scontro diretto contro il Sant'Arcangelo, però con tre punti che pesano davvero tanto. Sì, è una partita importantissima, dobbiamo stare ancora più concentrati, uniti e cercare di fare risultato perché non abbiamo fatto ancora nulla. Con un nuovo schieramento oggi, difesa a 3 ma attacco a 3, e cosa è cambiato nel sistema di gioco, nei meccanismi? Sì, abbiamo adottato questo modulo nuovo, diciamo, e credo che abbia apportato i suoi frutti, soprattutto in fase difensiva, credo che hanno fatto un lavoro eccezionale. Bellissimo gol quello di Bacio Terracino. Allora, adesso chiudiamo la parentesi di Lega Pro. Ovviamente ne parleremo martedì sera approfonditamente della situazione in casa Teramo Calcio. Vediamo i risultati invece di Serie D, perché adesso vediamo le partite che si sono giocate oggi, al netto di quella che si è giocata ieri, che tu ci hai raccontato, Ania. Avete visto le immagini, le interviste. Poi faremo vedere un po' il dietro le quinte, quello che è successo dopo la partita. Tre partite rinviate: Campobasso Recanatese, Castelfidardo Avezzano, Fabriano Pineto. Questo pomeriggio Francavilla San Marino 1-1, Monticelli Vispesaro 1-0, Nero Stellati Vastese 0-2, Paolo c'eri tu con tantissime polemiche. Agnonese Materica 1-0, San Nicolò L'Aquila giocata ieri 3-4, scoppiettante, San Giustese Esina 2-1. Vediamo la classifica, perché la Vispesaro ha deciso proprio di regalare il campionato a Materica. Cioè proprio è una associazione che si è messa lì per dire: caro Materica, quest'anno lo vinci anche se perdi. È la seconda volta che accade, mi sembra, in stagione che perde il Materica e perde quest'anno anche lo vinci anche se perdi. Materica 60 punti, la Vispesa rimane a meno 4, Avezzano e Vastese 43, ma qui ci sono tanti recuperi. Per esempio Avezzano una partita in meno rispetto alla Vastese, Castelfidardo 42, L'Aquila 41, 39 San Marino e Francavilla, 38 San Giustese, 37 Pineto, 36 Campobasso, 28 San Nicolò, 27 Agnonese, 25 Recanatese Esina, 21 Monticelli, 18 il Fabriano, 8 punti il Nero Stellati. Ovviamente ci sono tante partite ancora da giocare, da recuperare, quindi questa è una classifica ovviamente parziale. Partiamo da Sulmona, dalla tua partita, caro Paolo, perché è quella più ricca di polemiche. Nero Stellati Vastese 0-2, vediamo che è successo. Dopo 5 sconfitte di fila torna a sorridere la Vastese, che rialza la testa conquistando 3 punti importantissimi a Sulmona in casa del Nero Stellati Pratola, che per quanto prodotto nell'arco dei 90 minuti avrebbe però meritato qualcosa in più e che recrimina per alcune dubbie decisioni del direttore di gara Romaniello di Napoli. Per la squadra del presidente Franco Bolami non è stato facile portare a casa i 3 punti contro un avversario che ha lottato senza regalare nulla. Per gli aragonesi questo è un successo che restituisce un po' di autostima alla squadra e il terzo posto in classifica in attesa dei recuperi delle gare delle dirette concorrenti. Sul neutro del Pallozzi con la vittoria ritrova Maronilli dopo la squalifica, mentre deve rinunciare a De Feo e a lungo degente Viscardi. Prima dell'avvio il direttore di gara fa osservare un minuto di raccoglimento in memoria di Davide Astori, scomparso tragicamente nella notte per un malore. In un campo pesante di fronte a circa 300 spettatori si comincia con i padroni di casa in avanti. Al secondo Quacida la distanza
Piazza conclude alto. Al sesto invece Giallonardo con un raso terra a chiamare alla parata a terra Camerlengo. Al tredicesimo sembra fatta per i locali, ma sul pallonetto di Bruni salva alla disperata sulla linea o forse oltre Amelio. I locali chiedono il gol, ma il direttore di gara Campano ammonisce Pacella per proteste. Proprio il capitano De Peligni si rende pericoloso al diciannovesimo con un tiro parato ancora dal portiere ospite. Poi, dopo aver tanto sofferto e rischiato, la formazione biancorossa trova il vantaggio nella più classica delle azioni di contropiede finalizzata da Leonetti, che supera Parente per l'1-0, arrivando così a quota 17 nella classifica marcatori. Il vantaggio dà coraggio ai ragazzi di Gianluca Colavitto e invece spegne un po' gli ardori dei neri Peligni, che non riescono più a pungere, con gli ospiti a controllare senza grossi assili fino al 42esimo, quando Bruni realizza il gol del pareggio annullato per fuorigioco. L'ultima emozione del primo tempo arriva al 44esimo con un tiro di poco fuori misura di Quasi. Qualche momento di tensione poi al rientro degli spogliatoi dei giocatori delle due squadre, con il signor Romaniello di Napoli che fatica a riportare la calma. Si ricomincia in ritardo nella ripresa per un problema ad una delle due porte. Il nero Stellati è subito minaccioso all'ottavo con Quasi, che dai 18 metri sfiora il montante della porta della formazione aragonese. Al quarto d'ora Vastese pericolosa con Tedesco, che in aria Peligna non riesce a colpire bene il pallone di testa a due passi dal portiere Parente. Al 24esimo il nero Stellati chiede il rigore per un contatto in area con Bruni, che cade a terra, ma il direttore di gara Campano lascia ancora proseguire fra le proteste dei tifosi di casa. Di Corcia manda in campo Cicconi e Azurov, mentre al 35esimo Leonetti per la Vastese colpisce il palo e fallendo il gol del raddoppio, ma propiziando tre minuti dopo la rete del 2-0 con Stivaletta, che su perfetto servizio del bomber non sbaglia, chiudendo così la gara. Il match del Pallozzi regala continue emozioni, visto che poi al 41esimo è Conè per i locali a realizzare il gol del 2-1, ancora annullato per offside. Nervosismo anche nel finale con il 2-0, che però premia la Vastese e punisce oltre i propri demeriti un nero Stellati generoso e sempre in partita. Allora, rientriamo, poi sentiremo l'unica intervista, perché la Vastese continua nel silenzio stampa, al presidente del Nero Stellati Pace. Buonasera, ma il sindaco di Sulmona non si vergogna a far vedere a tutto Abruzzo le condizioni penose dello stadio? Non lo so. Rientriamo, poi sentiremo le dichiarazioni del presidente del Nero Stellati Pace, che minaccia addirittura di ritirare la squadra. Però, ovviamente, abbiamo un'ampia pagina moviola, come avrete capito dalle immagini. Partiamo con il gol non gol di Bruni. Eccolo qua, il primo episodio. Bruni che supera Camerlengo, salva Amelio. Ora fermiamoci nel momento in cui tocca il pallone, se riusciamo. Il momento in cui Amelio tocca, non è semplice qui. Eccolo qua, ecco qua. Vi ricordo che il pallone deve essere entrato per intero. La sensazione che avete qual è? Che non sia entrato del tutto. Andrea. Davvero difficile, sì. Se dovessi proprio dire una cosa, direi che la palla non è entrata tutta, però francamente è solo una sensazione, non è una certezza. Questione, Paolo, tu che l'hai vista dal vivo, poi l'hai rivista adesso dalle immagini. Sì, guarda, adesso ovviamente dalla tribuna non siamo riusciti a capire, a vedere molto, però è veramente questione di millimetri. Comunque Amelio recupera, fa un recupero incredibile, perché a me non sembra gol, sinceramente. Veramente dubbio, probabilmente. La palla era sulla linea, forse anche, però non completamente. L'assistente, cioè, secondo deve entrare assistente, tutta la deve palla. Entrare tutta. Il secondo assistente credo fosse in linea, però ripeto, rivedendo anche le immagini al rallentatore, non abbiamo la certezza dell'una o dell'altra cosa. Altro episodio, vediamo. Il gol annullato per fuorigioco a Bruni. Qui eravamo sull'1-0, vero? Poteva essere il gol della parità. No, qui questo poteva essere il gol dell'1-0. Dell'1-0. Non ancora. Ok, ci fermiamo in questo punto. Attenzione, potrebbe essere
potrebbe ingannare, perché vista così sembrerebbe avanti, ma attenzione, appena si allarga l'immagine spunta a destra un difensore della Vastese che io ho visto adesso con la coda dell'occhio, perché è la prima volta che vedo questo replay. Attenzione, che è sulla linea dell'area di rigore, sulla linea bianca mi sembra dell'area di rigore. Eccolo, si vede adesso. Esatto. E torniamo un po' indietro, perché noi dovremmo, torniamo un po' indietro quando il pallone lascia il piede di Onuachi, credo. Ok, andiamo frame by frame. Ok, qui. No, qua prima. No, uno dopo. Eccolo, qui. Questo è il punto da fermare. Cioè quando il pallone inizia a cambiare direzione. Questo è un anche dell'IFAB, insomma, è una direttiva anche per il VAR, per esempio. Quando il pallone inizia a cambiare direzione dopo il contatto con il piede. Questo è il punto. Andrea, che dici? Come prima, è chiaro che rispetto ai tre difensori che vediamo della Vastese, quelli al centro, lui è sicuramente avanti. Rispetto al giocatore che spunta, il terzino sinistro, resta più di qualche dubbio. Francamente non saprei. Lui con il tronco avanti, Bruni, mentre ha una posizione più eretta, il terzino della Vastese. Potrebbe essere leggermente avanti, però pure qui io non ho questo grado di certezza, perché comunque vedete Bruni è molto molto vicino alla linea dell'area di rigore, forse più di quanto lo sia il difensore della Vastese, che ha una traiettoria obliqua e quindi si tende ad avvicinarsi alla linea dell'area di rigore, ma forse al momento del passaggio è ancora in tempo per tenere in fuori gioco Bruni. Quindi io su questo qui ho un qualche dubbio invece. Se io dovessi dire la mia sensazione è che può essere fuori gioco millimetrico, però non ci metterei la mano sul fuoco. Io su questo invece ho qualche dubbio rispetto a te, nel senso che la posizione del difensore della Vastese che mi trae un po'. Io diciamo anche qui devo associarmi a quello che dice Andrea, ed essendo stato dal vivo a seguire la partita, devo dire sinceramente che dalla tribuna sembrava potesse essere forse regolare. Io ho registrato solo le proteste vibranti dei giocatori e dei tifosi di casa, questo non vuol dire nulla, però hanno protestato molto anche quei tifosi del Nero Stellati che erano dalla parte sinistra della tribuna, forse più in linea con l'azione e con la linea che delimita l'area di rigore, però anche qui obiettivamente siamo davvero davvero al limite, quindi episodio dubbio. Altro episodio, cosa vediamo? Proteste per una caduta in aria di Bruni. Siamo al secondo tempo. Ecco, tra qui. Bruni e... Ah no, questo è il gol... Questo è il gol del finale, quando il punteggio era già sul 2-0. Dobbiamo però tornare indietro di qualche vediamo, siamo su questo episodio. Anche qui, quando si apre l'inquadratura, e qui proprio non si può dire nulla. Qua è non lo vediamo come. È impossibile. Qua è veramente complicato. Dire che cosa sia successo. Perché quando si allarga l'immagine è davvero. Quindi non hai neanche la sensazione. Qui non riesci ad avere neanche la sensazione. Vederla così non significa nulla. Una cosa la possiamo dire, non è stata una giornata fortunata per la terna arbitrale con tutti questi episodi. Tra poco dovremmo vedere anche il quarto, che è questo presunto fallo su Bruni e la richiesta del penalty, il calcio di rigore da parte dei giocatori e dei tifosi di casa, invece il direttore di gara che ha lasciato proseguire. Anche in questo caso ci sono state delle proteste, però probabilmente non l'abbiamo come episodio da moviola, quindi dovremmo andare la ritroviamo tra poco. Sì. Prima sentiamo il presidente del Nero Stellati e poi la cerchiamo.
Presidente, complimenti al Nero Stellati che ha reso la vita difficile alla Vastese, recriminate credo anche per l'arbitraggio, due gol annullati, un salvataggio sulla linea che desta qualche, che è stato qualche perplessità, ma al di là di questo avete giocato per 90 minuti, avete creato anche delle occasioni, però è questa una stagione no evidentemente. Io penso che arrivati a questo punto della stagione bisogna guardare in faccia la realtà. La realtà dice che noi abbiamo 8 punti, quello è imprescindibile, però in queste condizioni, perché non è neanche la prima volta che accade una cosa del genere, quindi adesso la società, sicuramente io in prima persona, mi sento offeso in primis, perché abbiamo fatto 3 gol e a quanto pare almeno 2 erano regolari, e da inizio campionato che noi subiamo questi torti. Non abbiamo nessun rimorso nei confronti delle società con cui vengono a giocare, però a questo punto della stagione diventa difficile per noi capire se realmente possiamo proseguire in questo campionato, perché mi viene voglia di ritirare la squadra, perché è una mancanza di rispetto nei confronti dei ragazzi che scendono in campo in primis e poi nei confronti anche delle società che investono tempo e denaro in questo sport. Squadra poi in campo ha però giocato, ha creato, voglio dire, questi ragazzi comunque nonostante una classifica che vi condanna continuano a profondere grande impegno. Ma noi diverse partite che giochiamo anche un buon calcio, purtroppo se poi dobbiamo recriminare sempre per gli episodi arbitrali che ci condannano, e questo non è più un calcio, questo è un calcio dove le prime donne diventano alterne arbitrali e noi non ci stiamo. Gli attori principali in questo sport devono essere i calciatori e basta, questo è quello che diciamo. Duro sfogo del presidente del Nero Stellati. Abbiamo trovato l'episodio, il quarto, il fallo presunto da rigore su Bruni, lo vediamo, l'abbiamo ripescato, eccolo qua. Allora, vediamo il contatto. È entrato in contatto, vediamo un attimo. Il numero 6 Maronilli, il giocatore, eccolo che è, entra in contatto. Tiro respinto. Che dite? Andrea, che dici? Rivederlo un'altra volta. Qui scorrono le immagini, ma queste sono inutili. Ecco qui. Eccolo qua. Torniamo indietro. Facciamo insomma avanti e dietro. Con a la... me sembra che lui si lasci così cadere con eccessiva enfasi. Ecco. Vediamo. Però il contatto c'è. In effetti il contatto c'è. Lui forse un po' lo accentua, però c'è un contatto. Il contatto è tra il piede sinistro, il difensore della stessa, e il piede sinistro di Bruni. Ma eccolo qua, allora, questo è il sono momento. Tutti episodi borderline, sia questo contatto in area, sia gli episodi del gol fantasma, del fuorigioco. Purtroppo, anche per stare alle parole del presidente Pace, quando si è ultimi in classifica, e anche decisamente ultimi in classifica, purtroppo ci stanno degli arbitraggi che nel dubbio magari ti penalizzano, o nel dubbio poi può anche darsi che l'arbitro abbia azzeccato tutto, però noi non riusciamo a testimoniarlo fino in fondo perché non abbiamo le immagini in linea e quant'altro. Però nel dubbio, se sei ultimo in classifica, purtroppo bisogna affrontare anche questo problema, perché se hai quella classifica tendi a essere svantaggiato quando sono episodi 50-50. Questo è un dato di fatto che registriamo nel tempo, registriamo da tanto, e quindi bisogna farci il callo e bisogna essere più forti di questo. È chiaro che la tentazione di lasciare il campionato nel momento di sfogo ci può stare anche di dire queste parole, ma è chiaro che noi non possiamo avallarle, perché i nostri lati devono finire il campionato, però i problemi sono a monte. La squadra era debole dall'inizio, non hanno avuto il loro campo a disposizione, è stata una squadra itinerante, e quindi la retrocessione che arriverà sarà frutto di queste problematiche. Gli arbitraggi poi sono un di più che certamente non fanno piacere al presidente e a tutti i Nero Stellati. Certo, assolutamente. Noi insomma abbiamo cercato. Intanto Paolo, ti dico, sono il tifoso prima della partita, ce l'abbiamo fatta. Ah sì, perché sì, ho incontrato un tifoso della Vastese fuori del Pallozzi.
poco prima della partita. A proposito di tifosi, permettimi di dire questa cosa, al di là del fatto che oggi evidentemente in Valle Peligna vedono tutti i tifusei, perché sono stato, diciamo, fermato da tantissimi tifosi del Prato La Peligna, del Nero Stellati, ovviamente che ringrazio. Qualcuno mi ha detto: stasera vediamo se fate vedere tutti gli episodi. E noi questa sera li abbiamo fatti vedere gli episodi, perché noi facciamo vedere tutto, non nascondiamo niente. E dunque sì, abbiamo poi ovviamente vedere... compatibilmente abbiamo, certo, una sola, certo, telecamera. Però gli episodi li abbiamo mostrati, li abbiamo fatti vedere, li abbiamo fatti vedere anche al rallentatore, quindi non abbiamo nessun problema. A Campobasso abbiamo testimoniato un vero e proprio furto, perché lì è stato dato un rigore inventato al Campobasso e ce n'era uno netto per i nerostellanti. Quella partita è stata persa 1-0, magari poteva finire 0-1. Abbiamo fatto vedere anche con l'Avezzano, ci sono state delle proteste per un paio di episodi e su uno mi resta qualche dubbio, però purtroppo questi episodi non cambiano nulla, anche se convertiti in episodi a favore dei nerostellati, purtroppo non cambiano e non cambierebbero la storia di un campionato tremendamente difficile per la squadra. Assolutamente, noi salutiamo i tifosi del Nerostellati, ma salutiamo i tifosi di tutte le squadre abruzzesi e non solo di Serie D. Poi ci rispondi su Pacella, che ci dicono uno dei migliori centrocampisti della D. Però ti ci faccio pensare, prima andiamo a Francavilla al Mare, 1-1, botta e risposta, a te meno episodi da Moviola però. Sì, decisamente. Vediamo, Francavilla San Marino 1-1, Ania Cantagalli. Lo scontro diretto per i playoff tra Francavilla e San Marino finisce 1-1. Un pareggio che scontenta forse di più i giallorossi in ottica alta classifica, considerato che la formazione del Titano deve recuperare la sfida contro i nerostellati. È il secondo match consecutivo con vista playoff che la formazione di Iervese affronta dopo lo 0-0 nel derby contro l'Aquila. Non ci sono Amenta e Fofanà, ma il tecnico giallorosso ritrova Palumbo e Zerbo. Dall'altra parte il San Marino ritrova invece al centrocampo Pestrin. Il primo tempo offre ben poche emozioni. La prima occasione degna di nota è quella che capita tra i piedi di Aleksic. L'attaccante del Francavilla ringrazia prima Mingucci in area, ma poi si divora il gol del vantaggio calibrando male il pallonetto. San Marino protesta 4 minuti più tardi per un contatto in area in cui è protagonista Pestrin, ma il direttore di gara lascia in ogni caso proseguire. Il Francavilla prova a manovrare in velocità nei pressi dei 16 metri, non avendo però molta fortuna. Dall'altra parte invece Miglietta pesca perfettamente il movimento senza palla di Longobardi, trovando però l'uscita provvidenziale di Fargione. La prima frazione si chiude con i ritmi che via via si abbassano e con emozioni che gravitano lontano dal Valle Anzuca. All'inizio ripresa le cose non migliorano, bisogna infatti attendere il 13° per vedere dagli sviluppi di una punizione Di Maio provarci tutto solo in area. Sul tiro del difensore si immolano in maniera probabilmente decisiva due giocatori del Francavilla. Per sbloccare una gara terribilmente bloccata serve un episodio. Puntuale arriva al 20° quando Palumbo fa involontariamente partire il contropiede degli avversari. Nappello lascia a Longobardi che prova a piazzare col mancino trovando Fargione a respingere. Sulla ribattuta però Nappello è pronto a portare avanti i suoi. Il Francavilla potrebbe accusare il colpo, invece i giallorossi due minuti più tardi trovano fortunatamente subito il pari. Di Pentiva, entrato da qualche minuto, indovina il cross che premia Banegas per il gol dell'1-1. Dopo i gol i ritmi tornano ad alzarsi, ma le due squadre continuano ad annullarsi a vicenda. Il risultato non può che essere un pareggio buono, soprattutto per il San Marino. Mister, siete stati bravi a pareggiare un gol che poteva essere pericoloso in una gara così bloccata, poi però non è arrivato il gol vittoria e oggi forse era importante vincere in ottica playoff. Sì, era importante, era quello che volevamo. Primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni importanti con Bojan tu per tu col portiere e anche Palumbo sullo schema di calcio d'angolo. Non abbiamo fatto gol, facciamo fatica a fare gol purtroppo, e poi il regalino lo facciamo sempre, anche il gol che abbiamo dato, il gol del San Marino è stato veramente il nostro regalo. Poi per fortuna siamo stati bravi a recuperare e poi alla fine ci è mancata la zampata finale per fare gol. Obiettivamente dobbiamo essere più concreti e cinici davanti, è una caratteristica che purtroppo non abbiamo mai avuto. Ci sono altre 10 partite, noi dobbiamo mantenere questo equilibrio e piano piano cercare di migliorare quelli che sono i nostri difetti.
cercare di attaccare di più la porta. Il gol nostro forse è la prima volta che l'abbiamo fatto, abbiamo fatto gol, ma lo dobbiamo fare di più, lo dobbiamo fare con più cattiveria e più determinazione. C'è un po' un fattore Valle Anzuca in questa stagione che paradossalmente è un po' avverso. Purtroppo lo devo pensare, perché in casa non abbiamo quella forse tranquillità che abbiamo fuori casa. Fuori casa riusciamo a giocare sicuramente con più serenità, però non è questo il problema, perché il problema nostro non dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti per poterli migliorare. Mister, non una gara bellissima, alla fine un pareggio giusto, voi però avete un'altra partita da recuperare ed è importante in ottica playoff. Sì, beh, adesso al di là della secondo me è stata una partita giocata da due squadre che hanno qualità, perché sia noi che il Francavilla secondo me sono due squadre che provano a giocare, provano a fare calcio, e oggi tutte le due squadre hanno trovato anche le contromisure per controbattere magari la qualità del palleggio. E secondo me non è stata una brutta partita. E magari il primo tempo non è stato giocato a ritmi altissimi, l'unico rammarico che possiamo avere noi è che sono quelle partite che quando le sblocchi magari devi avere un po' più di bravura di cercare di gestirle e portarle a casa. Però di contro c'è che il gol subito è un'azione importante fatta bene del Francavilla che non ci potevamo fare niente, quindi dispiace un po', il rammarico è questo, perché dopo passati in vantaggio, se la partita fosse andata magari su altri 5-6 minuti di gestione, potevamo portare a casa i tre punti. Tabù Valle Anzuca, insomma, oramai lo ha ammesso anche, sì, anche Iervese, che c'è questo problema. C'è un fattore Valle Anzuca avverso, però, c'è un fattore, sì. Valle Anzuca. Che partita è stata oggi? Insomma, probabilmente era... No, non probabilmente, era uno scontro diretto in cui ci si aspettava lo scatto probabilmente del Francavilla, che aveva lo scontro diretto in casa, batti il San Marino e ti lanci. Sfortunatamente, perché è una squadra abruzzese e noi tifiamo le squadre abruzzesi, ovviamente. Ah, per rispondere al messaggio. Esatto. Per rispondere a te invece, si sentiva forse effettivamente il peso di una gara che metteva molto in palio per i playoff, come tra l'altro il Francavilla ha giocato anche domenica scorsa contro l'Aquila. Forse anche troppo, tale che le due squadre alla fine si sono praticamente annullate a vicenda. Non è stata una bella gara per, certo, chi è stato in tribuna, per quei pochi al Valle Anzuca che sono stati in tribuna a guardarla. C'è stato questo botta e risposta nel secondo tempo, magari ci si aspettava qualcosina in più poi nel finale, nella seconda parte della ripresa, con due squadre che magari provassero a vincere, chi da una parte chi dall'altra, la partita, insomma, vista la posta in palio. Però probabilmente la paura ha bloccato entrambe le formazioni e alla fine, per quello che si è visto, il pareggio è il risultato più giusto. Ci fai vedere gli episodi da Moviola? Che sono di meno rispetto a Sulmona, per fortuna, perché sono già le 21.02 e tra poco e arrivano già le minacce. Praticamente solo uno, quando Pestrin è stato, eccolo qui, atterrato in dal area, campo, è stato atterrato da Molenda, dal terreno di gioco da Molenda, perché? Che cautamente è rimasto coinvolto, ma praticamente non c'è assolutamente, mi pare di dire, nulla, insomma. Lo rivediamo, perché potrei anche aver detto una... Non mi sembra. Continuo a pensare che sia stato... Non so se col piede sinistro Pestrin tocca la gamba destra di Molenda, però Molenda ha l'unica colpa di trovarsi lì, non interviene però. Paolo, che senti, Andrea? Se l'idea è di ingannare l'arbitro, che non è un'idea sportiva... sia in questo caso, ma anche nella situazione precedente della partita tra Nero Stellati e Vastese, bisogna imparare a cadere meglio. Ora in Serie A c'è la VAR che chiarisce poi certi episodi, qui non c'è la VAR, magari chi vuole simulare ha qualche possibilità di farcela, però se si cade con una certa platealità e con un modo di fare che non è coerente con l'azione, è chiaro che l'arbitro non abbocca. E quindi, che dire, qui non c'è niente, non c'è niente. Va bene, ci ascoltiamo
Allora, un po' propà. Attenzione, perché qui c'è, potremmo definire un cambio, caro Andrea, in diretta nelle convocazioni del sabato, non mai Paolo. Sì. Perché vogliono il cambio, la sostituzione. Intoccabile. Però non brutto, dai. No, ma che brutto Paolo Reggetti, bellissimo, anzi. E ci mancherebbe, no, si scherza ovviamente. Abbiamo raccolto un'intervista a Gianluca Temelin, perché ve la facciamo sentire? Perché è collegata purtroppo con la tragedia che si è registrata oggi di Davide Astori, perché sono stati compagni di squadra, esatto, nella Cremonese del 2000, stagione 2007-2008. Ce lo ascoltiamo, Gianluca Temelin. Mister, di certo è una giornata un po' particolare, forse per lei a maggior ragione. Che ricordo ha di Davide Astori? Ma un ricordo di un ragazzo d'oro. Abbiamo giocato insieme nella Cremonese nel 2007-2008, era il suo primo anno, se non ricordo male, da professionista, venne in prestito dal Milan. È stata veramente una notizia triste, perché morire così giovane, un ragazzo d'oro, fa davvero molto male. Tanti dicono un ragazzo educato, un ragazzo dai sani principi, fa ancora più male, soprattutto in un mondo del calcio che invece adesso offre molto spesso esempi molto, molto differenti. Parole giuste, in effetti è un ragazzo, come ho detto prima, educato, non mai una parola fuori posto, era un ragazzo, ripeto, giovane. A volte quando si è giovani si è un po' esuberanti, sai, quando non si gioca si storce il naso, si dà sempre magari colpa all'allenatore, invece lui in quell'anno, quando stava fuori, era sempre positivo, non mai una parola fuori posto. E tra l'altro poi l'anno dopo andò subito in Serie A nel Cagliari, quindi questo per far capire che l'educazione che aveva era veramente grande. Si era già capito in quell'anno con la Cremonese che avrebbe potuto fare grandi cose. Sì, quell'anno a parte lui avevamo giovani veramente forti, oltre a lui c'era anche Sirigu, c'era Aperticone, c'era Vito Francesco, e quindi avevamo dei giovani molto promettenti, ma lui in particolar modo si vedeva che aveva, diciamo, la stoffa, e in effetti l'anno dopo andò a Cagliari in Serie A a giocare. Vorrei fare chiaramente le condoglianze alla famiglia e a tutti i parenti, perché perdere un ragazzo di 31 anni, tra l'altro padre di una bambina di 2, quindi fa molto dolore. Quindi io sono molto esterefatto per questa notizia e sto vicino, insomma, ai familiari. Ecco. Eh sì, toccante anche il ricordo di Temelin nei confronti di Davide Astori. Noi siamo praticamente in chiusura, ricordandovi la settimana prossima il campionato di Serie D da calendario non avrebbe dovuto giocare, ma ci sono dei recuperi e quindi ovviamente non li seguiremo. Però giusto un attimo volevo fare con te, Anya, ma veramente 2 minuti, perché dobbiamo chiudere il punto della situazione su quello che è successo ieri pomeriggio del dopo gara di San Nicolò L'Aquila. Noi abbiamo provato a contattare anche Battistini, che ci ha detto preferisce non commentare più quello che è successo ieri pomeriggio, in cui gli animi a un certo punto si sono scaldati. Nel post-gara è stata una partita un po' di tensione, finita 3-4, tanti gol. Vediamo le immagini che avete raccolto nel dopo partita. Sì, tra due squadre che tra l'altro avevano obiettivi completamente differenti, ma i punti in palio erano importanti per entrambe. Siamo arrivati nello spogliatoio trovando praticamente questa situazione, dovendo aspettare un po' per le dichiarazioni classiche post-gara, perché era in atto una discussione a distanza tra il presidente del San Nicolò Salvatore Di Giovanni e l'allenatore dell'Aquila Pierfrancesco Battistini. Discussione che è andata avanti per un po', probabilmente nel rientrare negli spogliatoi, per quello che siamo riusciti a costruire, ma poi ognuno ovviamente avrà la propria versione dei fatti, sarà volata qualche parola grossa. Poi da lì è un attimo che gli animi si accendono un po', la situazione, sottolineiamo, non è mai trascesa. Però sì, questa è la cosa fondamentale. Assolutamente. Però Battistini non le ha mandate a dire, insomma, nelle dichiarazioni. Battistini in più di una circostanza ha sottolineato, anche non rispondendo precisamente alle vostre domande, che eravate lì, vari cronisti, ci ha tenuto parecchio a dire: la gente non sa, chi parla non sa che cosa vuol dire
lavorare come lavoriamo noi, e quando arrivano delle cose del tipo falliti, non finirete il campionato, non sa che cosa dice. Ora, noi ovviamente non sappiamo che cosa è successo, e sicuramente chi era lì lo potrà sapere meglio di tutti quanti, però in generale non è bello, perché comunque si va a ledere anche la dignità di gente, di giocatori, di dirigenti, che comunque giocatori, allenatori, che stanno facendo tanto evidentemente per l'Aquila. Poi che si tratti di tifosi o si tratti di dirigenti, comunque è una cosa abbastanza antipatica, perché comunque si parla di gente che fa sacrifici anche spesso a costo di lavorare gratis, purtroppo. Andrea, non so se sei d'accordo per chiudere insomma questa situazione. Sì, ma è tutto giusto, però io penso che incida molto il fatto che la partita è appena finita, c'è ancora un po' di adrenalina addosso, i punti cominciano a pesare in chiave playoff, in chiave salvezza. Quindi probabilmente io cercherei di far riconvergere tutto nell'aspetto adrenalinico, tenendo presente che capisco molto bene Battistini, perché i risultati che fanno sul campo e il lavoro che mettono per arrivare a quei risultati possono essere resi inutili da eventuali situazioni societarie che non dipendono da loro. Mi rimandate il messaggio precedente, perché c'è scritto un arbitro sul fatto che sono un arbitro e spesso mi trovo a non essere d'accordo sulle tante cose che vengono dette sia da parte degli allenatori, sia da parte dei tifosi, sia da parte delle persone presenti in studio. Giudicare le decisioni da dietro, e immagino da dietro o la telecamera, e io sono perfettamente d'accordo, caro amico, quando gli arbitri avranno la possibilità di spiegare una decisione, magari anche in televisione, sui giornali, e allora poi noi vediamo quello che vediamo. Quando non riusciamo a dare una valutazione, non riusciamo; quando le immagini ce lo consentono, proviamo a darla. È tutto qua, non c'è nessuna volontà di colpire la categoria arbitrale, ci mancherebbe, anzi, che spesso, soprattutto sui campi insomma dei campionati più in basso, sono sottoposti anche a degli improperi che non vi dico. Arbitri sempre contro i nerostellati, no, perché non ne parlate? Ne abbiamo parlato questa sera, che è stata una serata lunghissima e abbiamo sforato come di consueto, e chiediamo scusa alla regia, e saluto Andrea Costantini in redazione. Ciao, allora ciao Andrea, mi appropinquo alla chiusura, ringrazio Ania Cantagalli e Paolo Renzetti. Grazie, ciao ragazzi, a voi per essere stati in nostra compagnia. Saluto eccoli qua, saluto Maurizio da qui in regia, Claudio Giacomo e Silvia Gentile alle camere, saluto voi che ci avete seguito. Io vi ricordo, domani mattina alle ore 7, la lunga mattinata con TV6 per analizzare l'esito del voto, ovviamente in chiave abruzzese. L'Abruzzo del pallone invece torna domenica prossima 19:30, TV6, canale 14 del digitale terrestre. Buonanotte.